Adesso passo la parola a Mario Bandero. Allora, Mario Bandero. Io trovo effettivamente che tutti i giapponesi che ho conosciuto nella vita più straordinariamente simpatico. Questo è garantito. Che poi questo sia il tempio della Leica. La Leica è la madre del fotogiornalismo, proprio. È la macchina fotografica per eccellenza che ha permesso di raggiungere i punti più lontani. Quando arrivò questa macchina con i rondini, eccetera, fu una trasformazione straordinaria che decise del destino della fotografia che crebbe di facilità, voglio dire. Potremmo dire che insomma la fotografia è in evoluzione permanente e conquista e continua sempre, ma la Leica rimane veramente il pilastro assoluto della qualità. È quello che diceva a proposito del negozio, cioè del fatto di comunicare, di appartenere a una comunità, tutto qua. È chiaro che questa qui è una comunità, per cui c'è veramente c'è la complicità della passione fotografica che è una cosa importante. Tant'è che abbiamo dei monumenti fisici, insomma, noi abbiamo fatto questo mestiere con grande passione. No, comunque questi qui hanno un ruolo capitale che è quello di mantenere attive e formidabili le nostre bandiere. Io poi ve lo posso dire, sono felice di stare con questi cari amici che fanno questo mestiere con una grandissima passione, un grande coraggio, nonostante le immense difficoltà di un'attività che non garantisce quasi niente. Quello che garantisce è l'immaginazione e l'idea di fare le cose, che è la cosa fondamentale. E a me sembra di aver già parlato abbastanza di questo. Ovvio. E poi arriva Maurizio, insomma, comunque voglio dire che il sentimento di amicizia è fondamentale. Sono lusingatissimo di essere qua, di essere con il mio amico Watanabe e con voi, che spero di conoscere in futuro anche personalmente.